Ciao, sono Luca e in questo video vedremo una scheda di allenamento diversa rispetto al solito per colpire i muscoli in maniera per l'appunto alternativa e dare uno stimolo diverso rispetto alla solita scheda con pause precise, super serie o quant'altro. Fondamentalmente si tratta di trovare per ogni gruppo muscolare, quindi nella prima fase, i due o tre esercizi che senti al meglio e come sempre puoi farlo con i miei video test e guide per migliorare un po' la connessione mente-muscolo. Una volta che sai già per ogni muscolo, petto, schiena, spalle e così via, i due o tre esercizi migliori, nella singola sessione, mantenendo comunque sempre la divisione giorno 1 petto e schiena, giorno 2 spalle e braccia, giorno 3 gambe, che è un po' la divisione del metodo Butterfly, e vai a fare ogni serie di ogni esercizio a sfinimento. Quindi nello specifico, se ad esempio parti con la panca piana, esempio perché la senti bene per il petto, fai la prima serie con un carico che ti permetta di fare dalle 8 alle 12 ripetizioni, comunque in realtà andrai avanti il più possibile a sfinimento in quella serie. Dopodiché aspetti 15 secondi, prima pausa, fai una seconda serie ancora una volta finché ne hai, poi aspetti 30 secondi, quindi si raddoppia la pausa, fai un'altra serie, la terza, dopodiché aspetti 45 secondi, la terza pausa, quindi la pausa aumenta ogni volta di 15 secondi, un'altra serie, aspetti un minuto di pausa, un'altra serie, che è la quinta, un minuto e mezzo, dopodiché passi al movimento successivo, ad esempio le croci con manubri. Quindi prima serie a sfinimento, poi 15 di pausa, seconda serie a sfinimento, poi 30 di pausa, poi terza serie, poi 45, quarta serie 60 secondi di pausa, quinta serie, poi alla fine un minuto e mezzo, dopodiché riparti con il secondo esercizio, ad esempio le croci. Dopodiché, una volta che hai fatto due movimenti per il petto, massimo tre se ci stai nei 60 minuti, passi alla schiena e ancora una volta fai la stessa cosa, ovviamente, quindi ogni movimento per i fatti suoi, ogni serie a sfinimento e la pausa che ogni volta aumenta fra una serie e l'altra, 15, 30, 45, 60 e 90, fai 5 serie, ognuna a sfinimento. E in questo modo per l'appunto cambia un po' le cose rispetto al solito, è molto molto più divertente, in genere sono un fan del pompaggio e così via, in realtà comunque il tutto può, non sono un fan del cedimento e così via, però in questo caso puoi cambiare comunque con un carico adeguato senza arrivare ovviamente a farti del male, per cambiare un po' e dare al muscolo uno stimolo, magari alterni un po' o magari fai qualche mese in questa maniera, sicuramente ti incentiva come punto di partenza a sapere, a trovare quali sono i migliori esercizi per ogni tuo muscolo, quindi già devi avere una buona consapevolezza. Dopodiché, per cambiare un po' rispetto al solito discorso per serie piramidale e così via, mantieni per l'appunto questa strategia dove ogni per l'appunto esercizio per i fatti suoi, una pausa fra una serie e l'altra che aumenta ogni volta di 15 secondi, ogni serie a sfinimento finché ne hai, e dopodiché per l'appunto in tutto è veramente molto intenso. Quindi test e guide, trovi due o tre esercizi top per ogni gruppo muscolare, ne mantieni due o tre nei 60 minuti, fai un po' la somma, vedi di stare un po' nei 60 minuti, quindi magari per il petto e la schiena magari puoi farne tre per ognuno, nel giorno due per le spalle e braccia magari soltanto due per le spalle, due per i tricipiti, due per i bicipiti e per le gambe magari tre o quattro. E dopodiché per l'appunto ogni serie a sfinimento con la pausa che ogni volta aumenta di 15 secondi, sempre per massimizzare un po' l'intensità e non solo, comunque con poco tempo a disposizione, e anche nella pausa comunque non stare fermo ma fai una pausa che io chiamo attiva, cioè fondamentalmente contrai e allunghi il muscolo per sentire un po' come sta lavorando, migliorare un po' la connessione mente-muscolo per l'appunto ancora una volta migliorare un po' la consapevolezza muscolare. Quindi test, guida, paradigma autoconsapevolezza, prova questa variante, questa scheda un po' diversa dal solito, dopodiché può avere ottimi risultati per appunto cambiare un po', dare al muscolo uno stimolo diverso rispetto al solito. Il muscolo non sa quello che fa, quindi come sempre conta primariamente che riceva uno stimolo adeguato per crescere. Ti rimando quindi ai video detti, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di personal trainer online. Ciao!